La natura morta non muore mai, verrebbe da dire, neppure durante le più agguerrite avanguardie all'inizio del Novecento. Anzi, è un campo prescelto di sperimentazione e verifiche e soprattutto si viene allargando l'orizzonte iconografico. Gli artisti mettono in posa oggetti e materiali disparati e il quadro assomiglia sempre di più a una scatola costruita per una messa in scena teatralizzata e per una immaginazione allegorica. In Italia, forse ancor più che altrove, abbandonati i sicuri lidi dell'antica tradizione figurativa, tutta basata sulla necessità di oggettività, cioè di rappresentazione naturalistica, ovvero con l'obbligo di fare della mimesi una reiterata necessità, all'artista che vive ormai nella città che sale e che vede aerei in picchiata scendere dal cielo, non resta che la via del pittore che racconta il proprio lavoro di pittore all'interno del dipinto. E magari, già che è possibile, fare appunto della letteratura senza tuttavia distruggere la parsimonia di nessi visibili tra immagini e figure, tra segni e temi, fino a raccontare però allegoricamente anche gli aspetti salienti della vita familiare e in società, del mondo fuori dalla tela, che rientra di diritto a farsi riconoscere nella realtà separata del quadro. Che siano non del tutto esplicitati nessi logici significati, lo dicono certi quadri che si danno l'aria di raccontare per enigmi, formule, allusioni, per via di criptici messaggi, queste cose e vicende, biografie, abitudini, interessi. Insomma, quadri che, oltre da allegorie, funzionano come rebus. È evidente il caso di questo bel dipinto di Mario Maffay, tra i maggiori artisti italiani tra le due guerre, che tra le altre cose fu professore all'Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1956. Si tratta di una natura morta con maschera e cilindro e altri elementi dipinta negli anni 30. Un vaso di vetro color del cielo, uno spartito musicale, un mazzo di fiori, uno scialle rosso, andaluso si direbbe, che si dispiega su un piano anch'esso rosso, ma di un tono diverso, più scuro, come di mosto. Come si trova scritto in un catalogo curato da Vittorio Fagone, acuto interprete dell'opera di Maffay, accanto alla serie dei fiori, anche la natura morta è un tema ricorrente nella pittura di Maffay degli anni 30. Sono nature morte in cui l'artista inserisce fiori, candelabri, manichini, maschere, teste in cera o teste di bambola, come in questo caso quasi, oggetti della vita quotidiana presenti nel suo studio e legati alle persone della sua famiglia, le figlie, la moglie Antonietta. Nello stesso tempo, tali oggetti, come i fiori secchi o le case sventrate del ciclo demolizioni, vengono presentati nel loro isolamento di cose mutili, nel loro puro valore esistenziale. La natura morta, come questa di cui parliamo oggi, dunque parla anche se sommessamente, racconta dietro il velame dell'immagine figurativa, intrisa di sentimenti ed emozioni, forse anche di presagi. Di Mario Maffay, il Museo Novecento conserva molte cose, tra cui un magnifico autoritratto dove l'artista si mostra in una posa studiatissima, facendosi interprete e promoter del suo anodino fascino faunesco di pittore seduttore, non rivolto a giovani prete, quanto piuttosto di artista affamato di sguardi. Si tratta cioè di un autoritratto di costruttore di drammaturgie visive che seduce con le sue invenzioni e innesca nel corpo di chi osserva un forte desiderio di pittura, soprattutto di quel nuovo genere di pittura. Amico di Scipione, di cui abbiamo commentato pochi giorni or sono Apocalisse, Maffay dette vita con lui alla scuola romana, che intorno al 1930 reagì contro la retorica del Novecento con una pittura tonale, sentimentale e a tratti fantasiosa. Scipione, me lo ricordo, morì giovanissimo, di tubercolosi a soli 29 anni in una sanatoria d'Arco, città natale di Giovanni Segantini, altro sfortunato pittore. Per meglio comprendere il carattere di Maffay, partiamo da una sua considerazione autobiografica.
Le mie esperienze cominciano tardi, verso i 30 anni. In quel tempo dipingevo i fiori al sole, li mettevo lì come per caso, senza nessuna intenzione compositiva. Li copiavo uno ad uno e mi accorgevo che nel disfarsi creavano degli spazi loro, particolari, una fisionomia astratta, come quella di certe persone di cui si ricordi soltanto un gesto esaltato o semplicemente rassegnato. Dipingevo e il colore veniva fuori acceso ma casto, ed io ero incantato di quei gialli e di quegli scarlatti. Torniamo a considerare la nostra natura morta con maschera e cilindro. Qui Maffei parte da un antico presupposto iconografico, quadri con calchi d'ingesso, di teste classiche, accostati a vasi di fiori e tendaggi che invadono lo spazio prospettico, come in certe nature morte seicentesche, e fino almeno a Chardin. D'altronde, Maffei si era formato nei musei e sui libri, studiando fin nei dettagli, su fotografie appunto, le opere dei grandi maestri. Ma qui la lezione dell'antico prende una direzione diversa, più letteraria. È un quadro dispositivo questo, conservato al Museo Novecento, una messa in scena teatrale di oggetti disparati, legati tra loro da una certa drammaturgia, che per l'appunto parla di teatro e di musica, di maschere spartiti, di serate all'opera, magari con la famiglia o con l'amata moglie Antonietta Raffaele, anche lei pittrice. La composizione suscita immediato interesse, per quanto dietro le immagini si nasconde in termini di racconto, diario, ricordo familiare. Si avverte in superficie una leggera malinconia, non grave né tragica. Guardando bene, però, la frangia del tessuto si mescola alla nuca della maschera, un volto dallo sguardo un po' terrifico e terrorizzato, dando l'aspetto di una medusa anguicrinita a quella muta effigie in gesso bianco. La natura morta allora è intrisa di pensieri e presagi non felici. In una confessione degli anni 40, Maffei racconta: ci sono giornate che portano malinconia e vogliamo nasconderci e sparire dalla terra. C'è un istinto incosciente di rientrare nel nulla, di rimpicciolirsi, di fuggire la vita. Mi diverto a seguire questo mio essere, è quasi tutto lì il mio gusto di vivere e lo accompagno con leggerezza qualche volta, ma è così svagato che lo perdo di vista spesso. D'altronde quella di Maffei è stata un'esistenza marchiata all'inizio della vita da un'infanzia difficile, di figlio nato da un padre ignoto. Poi nell'epoca della dittatura fascista, anni di angoscia, condivisi con sua moglie, Antonietta Raffaele e i figli, costretti tutti assieme a fuggire e nascondersi per timore di persecuzioni. Ma questa è una storia di cui parleremo in una prossima trasmissione, quando sempre di Maffei commenteremo un'opera della serie delle fantasie, che poi sono immagini di massacri e dolore, testimonianza di un'epoca buia, tragica, della nostra storia nazionale e non solo. All'arte sta questo compito, dare testimonianza di morte per rigenerare desiderio di vita.